Buongiorno, mi chiamo Bernardo Marzucchi, sono direttore tecnico di Cloud Italia Telecomunicazioni SPA, che è uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni fissa in Italia. Cloud Italia Telecomunicazioni ha una propria rete costruita interamente in fibra ottica di oltre 14.000 km di estensione e che la pone ai primissimi livelli in Italia per quanto riguarda connettività a banda larga, sopra la quale inserisce i propri servizi a valore aggiunto, quali telefonia e servizi cloud. La società Cloud Italia è nata nel giugno del 2012 e in questo momento ha un fatturato di circa 90 milioni di euro con 260 persone impiegate all'interno della stessa. La tecnologia satellitare rappresenta l'ottimo connubio con il tipo di tecnologia che noi forniamo normalmente, che è la connettività in fibra ottica o in rame, in quanto permette una tecnologia totalmente ridondata per offrire un servizio di backup a questi nostri clienti, che sono, come dicevo prima, clienti operanti a livello anche internazionale, soprattutto nel campo dell'energia, che hanno sedi dislocate in posti dove è difficilissimo arrivare con le tecnologie di comunicazioni più comunemente usate nel nostro territorio. E questo nostro cliente è un grande operatore di energia a livello internazionale, aveva necessità di una connettività totalmente ridondata in circa 15 sedi dislocate in località dove non è possibile arrivare con tecnologie alternative al rame. E quindi noi abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia Eutelsat per fornire un secondo collegamento totalmente simile per potenzialità e per capacità di servizio rispetto al primo, al fine di garantirgli diciamo, la ridondanza del servizio e quindi la possibilità di poter avere un servizio attivo 24 ore su 24. Abbiamo valutato anche altre tecnologie alternative al satellite, quali radio iperLAN o altri tipi di connettività, come ad esempio la telefonia mobile. Tuttavia, abbiamo ritenuto più performante il satellite rispetto a queste altre possibilità. I punti di forza della soluzione satellitare rispetto alle altre sono l'ampiezza di banda estremamente alta, la quale ci permette di veicolare servizi estremamente performanti e soprattutto la possibilità di essere location independent. Abbiamo quindi implementato una VPN sicura attraverso un protocollo IPsec, il quale ha introdotto purtroppo una certa latenza, quindi un certo ritardo per quanto riguarda il passaggio delle informazioni. Questo problema è stato brillantemente superato attraverso l'introduzione di una tecnologia che ci ha permesso di accelerare il passaggio di informazioni, quindi rendere del tutto simile la tecnologia satellitare rispetto alle tecnologie terrestri. In Noitel abbiamo trovato un interlocutore serio, affidabile e oserei dire estremamente efficiente. Questo soprattutto in virtù anche della difficoltà delle installazioni, non solo la difficoltà geografica, ma anche la difficoltà di dover operare all'interno di un contesto abbastanza difficile come quello della produzione di energia. Siamo pienamente soddisfatti dell'andamento del progetto. Stiamo lavorando per espandere ulteriormente la tecnologia satellitare all'interno di questo cliente e all'interno di altri soggetti che sono molto simili a questo, quindi siamo estremamente confidenti che nel prossimo futuro amplieremo molto il parco delle nostre installazioni. Salve, sono Andrea Perocchi, amministratore unico di Noitel Italia. L'offerta satellitare è basata sull'offerta CASAT, che oggi ci permette di alte prestazioni e questo mi permette con la mia azienda di dare delle soluzioni forti, una mission importante per raggiungere intanto tutta la clientela in Digital Divide e poi dare quelli che sono dei servizi ulteriori alle aziende che invece già hanno connettività terrestre
per fornire quello che è un backup, un servizio aggiuntivo, anche per fornire poi i servizi cloud, che è la Business Continuity. Il progetto Cloud Italia è stato affrontato veramente molto con molta volontà dall'azienda, con un approccio anche a braccio molto vicino ai loro tecnici, offrendo tutto quello che era appunto il know-how da parte nostra su tutto quello che era la parte satellite e la sua logistica fino ad arrivare all'installazione e alla certificazione dell'impianto. Dall'altra parte quello di migliorare le prestazioni con prodotti che sono distribuiti da noi in Italia come One Access, un prodotto molto importante per noi perché permette di ottenere delle forti accelerazioni su quello che è il trasporto poi del bit. Noi Italia in questo momento sul mercato è MVNO sia mobile che satellitare. Questo ci permetterà di stare sempre presenti nel mercato del business in particolare, e in particolare poi anche la possibilità di dare sempre in qualità dei servizi anche alla clientela finale.